Buongiorno a tutti. Oggi vi mostro cosa ho trovato nella Rebel Box di giugno, se riesco a sollevarla. La Rebel Box di giugno è a tema estate, mare, sirene e era talmente piena che mi è arrivata già aperta praticamente perché è super cicciona. Allora, prima di mostrarvi quello che ho trovato all'interno, vi mostro l'extra di questo mese che mi è arrivato in questa busta. Perché dico extra? Perché quando ho acquistato la box appunto di giugno era stato dato un codice per avere un omaggio ulteriore e l'omaggio ulteriore era a tema Stranger Things, questo già si sapeva e ho trovato, vediamo se riesco a farvelo vedere perché è piuttosto grande, questo splendido poster con questa illustrazione di Sbilemi ed è veramente spettacolare. Forse così si vede. Spero che si veda perché io ovviamente non vedo più l'anteprima, però è bellissimo e vorrei farlo incorniciare ed appendere, non so bene dove, però veramente bello. E allora, rimettiamolo via e ora vi mostro quello che c'è nella box normale, tra virgolette. Allora, la prima cosa che ho notato subito che mi ha fatto veramente tanto ridere, infatti io ho già scritto a Rebel Box per dirlo, è che dentro questa box c'era un prodotto della saponaria. Io, vabbè, ormai lo saprete tutti, ho una bioprofumeria, quindi i prodotti della saponaria li vendo, però, caso incredibile, non tengo i loro solari, quindi questo doccia dopo sole della linea O Sole Bio non l'avevo e tra l'altro ricordo di averlo già utilizzato in vacanza a Bali 2 anni fa, quindi anche quest'anno che faccio un viaggio lontano me lo porterò, quindi il doccia dopo sole della Saponaria verrà con me in Sri Lanka. Dopodiché lascio per ultima la cosa più grande. In questa box c'era sempre a tema viaggi questa cosa bellissima che io in realtà volevo farmi fare dalla mia amica Betty. Betty, mi spiace, ti hanno rubato il lavoro. Questo travel book è un volume rilegato a spirale, tra l'altro con un segnalibro con finale a forma di ancora. Con illustrazioni di Natalia Skripko e dentro è tutto in bianco e nero e praticamente è sì una sorta di diario di viaggio con i vari itinerari da segnalare, le emozioni di viaggio, gli appunti, gli indirizzi. Devo capire se si può effettivamente usare. Sì, si può effettivamente usare per più di un viaggio, magari facendo una sorta di riassunto una volta rientrati, perché vabbè, cioè, carinissime le pagine per preparare la valigia, ma le cose che secondo me sono più importanti per rendere questo volume una sorta di raccolta di ricordi sono le pagine con le emozioni di viaggio, i ricordi, il momento più divertente. E volendo si possono stampare e attaccare anche delle piccole fotografie. Quindi questo volume è veramente carinissimo, soprattutto per le appassionate di cancelleria. Quindi super bello, super apprezzato. Dopodiché ho trovato un volume molto corposo ed è questo qua, carinissimo. Questo si chiama Cosa mi metto oggi? Segreti di stile di una coniglietta fashionista di Fefè La Penne. Super carino, devo dire. E vedendo la copertina pensavo fosse un volume più a fumetti, più infantile. E invece riesce a mischiare egregiamente, secondo me, lo stile illustrativo come questo, o addirittura come questo, quindi unendo l'illustrazione, diciamo, più cartunistica all'illustrazione di moda. Ha tutta una serie in realtà di informazioni molto, molto interessanti. Io, ad esempio, di moda non capisco assolutamente niente, però ci sono un sacco di fotografie di sfilate. Ci sono, in realtà è diviso proprio per, se non ho capito male, per situazioni, ispirazioni di vari stilisti, cose del genere. Quindi è tipo qua. Fun for all, ovvero come ti rallegro un mercoledì uggioso.
con i suggerimenti di abbigliamento e di accessori, insomma, veramente molto molto interessante e oltretutto ogni tanto ci sono anche delle ricette, delle ricette di cucina, quindi è un mix, questo libro è un mix veramente veramente molto interessante. Aiuto, se riescono a far cadere tutto. L'ultima cosa trovata nella box, ed è la cosa più corposa, è una sacca di tela barra zainetto, veramente bellissima, bellissima. Questa quando l'ho vista ho detto, questa deve venire al mare assolutamente con me, ed è questa qui. Vedete che si può chiudere con le corde, poi si può portare o a spalla, ma molto più comodamente, secondo me, così a zainetto. Questo può essere veramente utile da portare in spiaggia. La cosa che mi è piaciuta è che di solito questi zainetti sono un po' leggerini, sia leggerino il tessuto, ma soprattutto spesso le cordine sono sottili, magari tendono a segarvi le spalle più che altro. Queste invece sono delle corde piuttosto spesse e anche abbastanza morbide, devo dire. Quindi adesso, ovviamente, se lo riempite di sassi, magari le spalle ve le sega comunque. Però mi è sembrata una scelta molto intelligente, è veramente ben fatto. E l'illustrazione, adesso recupero tutti i miei cartoncini, è di Enrica Mannari, che io tra l'altro da quando hanno iniziato a spoilerare i contenuti di questa box ho iniziato a seguire su Instagram e fa delle cose veramente, veramente molto belle. Quindi, riassunto, così vi faccio vedere anche i vari cartoncini. Allora, Enrica Mannari è una donna di Livorno ed è un'illustratrice e ha curato appunto... C'è troppa luce. Ha curato appunto l'illustrazione dello zainetto. Poi c'è Natalia Skripko, che è una ragazza di Mosca e anche lei è un'illustratrice. Tra l'altro, il diario di viaggio è prodotto da noi in esclusiva, da noi, è prodotto da Rebel Box in esclusiva. Quindi qui c'è la cartolina di Natalia. Dopodiché due facce conosciute, ovvero dei fondatori della Saponaria, qui. E dopodiché, ah, ecco, c'è anche la cartolina di Sbilemi, che si chiama Sara, che è una ragazza di Caserta, tra l'altro veramente giovane, classe 96, vabbè, forse... Per me tutti quelli nati dopo gli anni 90 sono ancora minorenni, ma lo so che non è più vero e io sono diventata vecchia, però va bene. Comunque è veramente, ops, scusate, una ragazza giovanissima e ha uno stile che mi piace veramente tanto. E per terminare abbiamo la cartolina di Fefè La Pen, che viene dall'Inghilterra e non si sa... Fefè La Pen, non si sa chi ci stia dietro. Ho letto brevemente la cartolina, ma eccola qui. Ultimo, ma non ultimo, il progetto che ci viene presentato questo mese è il progetto Pangea, che è una onlus pensata per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie. Su questo foglio sono spiegati tutti i progetti che il gruppo Pangea ha messo in atto, in diverse, tra l'altro, parti, non solo d'Italia, ma anche del mondo. Amelia sta cercando di entrare nella scatola, ma non ce la fai, Amelia, è troppo piccola! Sei troppo grossa per entrare lì dentro. Vieni via, vieni via. Allora. So che ti piace la scatola, però non ci puoi entrare, non ci puoi entrare, non ci stai, non ci stai. Vabbè, comunque dicevo che i progetti di Pangea sono attivi non solo in Italia, ma anche in Afghanistan e in India,
Vi lascio poi tutti i recapiti anche di questa associazione nell'info box insieme a tutti i link delle artiste che hanno partecipato alla scatola di questo mese. L'ultima informazione che vi lascio rispetto a Pangea è che si può sostenere non solo con donazioni, ma anche acquistando le spillette disegnate ancora da Erika Mannari in esclusiva, che sono queste qui e sono molto molto carine. Quindi, anche per questo mese è tutto. Se non ho capito male, Rebel Box va in pausa per l'estate, ma torneranno a settembre con grandi novità, speriamo. E basta, io come sempre faccio i complimenti per questa box che è sempre, sempre, sempre piena di cose molto interessanti, che fanno scoprire nuove realtà, fantasiose, colorate, insomma, tutte cose, molto belle che mi piacciono tanto. E basta, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!